è una montatura giornalistica del nostro quotidiano locale, che da un titolo falso ha scritto praticamente che l'inchino era vietato giù e praticamente che si fa qua il famoso inchino, no? Era solo una montatura giornalistica, infatti può chiedere, non è arrivato nessun pullman da nessun posto. E effettivamente i cifoni stavano organizzando un pullman di pellegrini per venire qui alla processione, però purtroppo sono arrivati a 22 persone, per cui il pullman non si è potuto fare. Ma non penso che si partano a fare 1300 km per venire qua. Scherziamo, tutti gli altri vengono, quelli che sono qui in zona, non la speculazione giornalistica. C'è stato il divieto da parte del vescovo di Oppido di fare il corteo nella diocesi. Voi siete d'accordo con questa decisione? Cosa ne pensate? Non penso che sia d'accordo nessuno, però purtroppo è così, chi cambia le carte. Quindi a Giffone c'è delusione per questa cosa? Altro che delusione, c'è una guerra totale, però purtroppo è così. Sono tutti stupidati, ne ha problemi l'Italia, non è che deve vedere l'inchino dei santi, cosa fa, cosa non fa, l'inchino non fa niente, perché i mafiosi hanno altre cose da guardare, non gli inchini dei santi. Non bisogna vedere se era un inchino, se si è avvicinato lì il santo, io non ero lì, non posso... Non posso io giudicare se quel prete ha fatto male o ha fatto bene, lui ha fatto la sua scelta e ha fatto fermare la strada, io... Se fosse sotto la statua non mi sarei fermato.